Buonasera, anzi, e bentrovati a questa nostra conferenza virtuale, che credo sia veramente la prima conferenza operativa con taglio operativo rivolta al mondo degli imprenditori, delle aziende e anche dei consulenti in questo nuovo mondo. Quindi, nuovo mondo che noi vogliamo vedere già oltre, quindi un mondo post-coronavirus, cosa fare, come adattarsi, effettivamente c'è una grande spaccatura che tutti noi stiamo vivendo, si va molto probabilmente in direzione di qualcosa che ancora non conosciamo, ma che stiamo sperimentando in questi giorni. Anche le aziende sono chiamate a sperimentare nuovi modelli organizzativi e non solo, ahimè, però cercheremo di vedere anche in questo incontro i lati positivi di tutto ciò. Lo faremo insieme a degli esperti che ci guideranno nel capire cosa è avvenuto, cosa si potrebbe fare, cosa manca ad oggi, e lo faremo sia dal punto di vista legale e fiscale, e poi guarderemo anche con gli occhiali, potremmo dire, delle aziende. Quindi adesso io passerei intanto la parola a Cristiano Peci di Lee Hecht Harrison per una piccola introduzione e poi vi presenterò i nostri ospiti di oggi. Grazie Marco e buonasera a tutti e benvenuti a questa tavola rotonda virtuale. Oggi utilizzeremo un termine webinar che inizierà a essere sempre più nel nostro portafogli. Benvenuti a questo incontro che oggi svolgiamo in quanto sta accadendo qualcosa di epocale. È probabile che stiamo scrivendo delle pagine dei libri di storia e un giorno in questi libri si potrà magari pensare al coronavirus come un crocevia. Magari un giorno si dirà ante coronavirus e post coronavirus, perché da un giorno all'altro ci siamo ritrovati necessariamente obbligati a lavorare da remoto, a cambiare le nostre abitudini, ha detto il nostro premier. È vero, perché siamo stati obbligati a uscire dalla nostra sfera di confidenza e a cambiare radicalmente molte nostre abitudini, tra cui quella di lavorare in compagnia fisica con altre persone e a quella di lavorare da remoto. Oggi tutto ciò che abbiamo sperimentato nel nostro passato non è più un'opzione, ma è una necessità. Tutto ciò che abbiamo provato a comprendere, a sperimentare in termini di modalità di lavoro flessibile, in termini di strumenti informatici, oggi sono necessari. Smart working, video conference, flessibilità, sono termini che non rientrano più nell'ambito della sperimentazione, ma oggi necessitano anche degli approcci di analisi differente in termini legali, in termini fiscali, in termini di labor, in termini economici. In Lee Hecht Harrison Italia lavoriamo da remoto ormai da 4 settimane. Non siamo gli unici, siamo molti che ci troviamo nella stessa barca oggi. Fortunatamente nel passato abbiamo investito molto nelle nuove tecnologie, appunto per principalmente supportare i nostri partner. E quindi ci siamo ritrovati pronti oggi a passare a questa modalità. Ma la domanda è che cosa sta accadendo nel resto d'Italia, che cosa sta accadendo in tutta Italia. E quindi ho trovato necessario. E ringrazio i nostri ospiti perché avremo modo appunto di avere una visione di questo cambiamento dal punto di vista legale, dal punto di vista fiscale, che cosa accade nel mondo dell'industria, che cosa accade nel mondo dei servizi e nel mondo del lavoro. L'evento ha un sottotitolo, si chiama WhatsApp. WhatsApp richiama ovviamente l'app che abbiamo sui nostri telefonini, che ovviamente è una traduzione del che cosa accade, ma che cosa accade da un punto di vista anche digitale. Siamo pronti oggi alla nostra leadership digitale? Siamo pronti a
a questa evoluzione. Grazie Marco per introdurre i nostri ospiti e buon ascolto. Bene, rieccoci, hai fatto benissimo a dire questo. Io dal canto mio posso portare una nostra testimonianza. I temi di cui parleremo oggi sono al centro di un grandissimo interesse da parte di tutti, non solo aziende naturalmente, anche i lavoratori. Lo vediamo tutti i giorni da 3 settimane ormai dal nostro sito internet. La metà degli accessi va a riguardare proprio questi temi, no? Potremmo parlare di diritto del lavoro, diritto fiscale, tutti i temi su cui non c'è ancora molta chiarezza, e mi piace l'idea che noi proprio oggi riusciremo a darla, insomma. Come promesso, quindi vi presento i nostri ospiti di oggi, a partire da Roberto Zecchino di Bosch. Buongiorno a tutti, mi sentite? Eccomi qui. Benissimo, grazie. E continuiamo con Fabio Comba di KPMG. Buon pomeriggio a tutti. Ciao. Benissimo. Giovanni Muzzina, partner legal di Bonelli e Rede. Buonasera a tutti. E sempre restando in Bonelli e Rede, partner tax, Stefano Brunello. Buonasera a tutti. E poi Claudio Soldà di Adecco. Buonasera, bentrovati. Adesso ce l'ho fatta. Benissimo. Ovviamente non tutto sarà semplice, siamo probabilmente i primi in Italia a fare una conferenza di questo tipo, siamo consci anche delle difficoltà, ma io credo che sia una strada da battere subito per essere pronti poi fra qualche settimana quando, come diceva il dottor Peci, queste cose diventeranno forse probabilmente all'ordine del giorno. Allora, però vi avevo promesso in apertura che questo sarebbe stato un incontro prettamente operativo, e questo ci piace molto naturalmente perché ci sono molti punti ancora d'ombra. Allora, partiamo operativamente con quello che è stato fin qui, con quello che è stato deciso nei vari decreti che si sono accavallati in questi giorni. Partirei quindi dal dottor Muzzina per capire cosa è successo appunto nel quadro legale e come un imprenditore oggi può organizzare il suo lavoro alla luce di quello che è uscito nei decreti. Ma grazie dottor Ballastina, grazie Cristiano per aver organizzato. Allora partiamo da una norma che è il punto di riferimento di ogni riflessione sempre e comunque, e lo è anche quindi oggi in tema di coronavirus o virus, come dice Cristiano Peci o anche Di Maio. Questa norma è il 2087, è una norma che sostanzialmente impone al datore di lavoro di tutelare il proprio lavoratore sostanzialmente a ogni costo, cioè non solo applicando le misure imposte per legge, ma anche quelle che siano pure solo raccomandate dalla legge, come pure anche solo consigliate dall'esperienza e dalla tecnica. È evidente che questo diventa particolarmente difficile nel contesto del coronavirus, è un obbligo incredibilmente dinamico. Ogni giorno si sussegue una norma nuova, un intervento nuovo, locale, regionale, nazionale, il datore di lavoro deve rincorrere e osservare, rispettare tutto sostanzialmente. E non solo. L'esperienza significa che deve anche guardare l'esperienza dei competitor. Se tutti i competitor chiudono nello stesso business, perché lui tiene aperto e espone i suoi lavoratori a un rischio? Chiaramente questa cosa ha delle conseguenze, cioè la violazione di questo obbligo così ampio può comportare una responsabilità del datore di lavoro, ma il caso evidentemente estremo, sfortunato, ma è successo proprio un caso oggi, mi sembra, a Brescia, in un supermercato, del lavoratore che dovesse decedere, no? Morire, che dimostrasse che lui si eredi, che ciò si è verificato in conseguenza del fatto che gli è stato richiesto di lavorare senza le misure e cautele necessarie, e questo appunto può determinare una responsabilità risarcitoria, in alcuni casi più estremi, fino anche penale, del datore di lavoro. Ora, nell'organizzare l'attività, per tornare alla sua domanda, che cosa bisogna fare? Quindi guardare le norme, come prima cosa guardare l'ultimo decreto, o meglio quello più rigoroso dell'11 di marzo, che già divide il mondo in due. C'è una prima categoria di lavoratori che non possono proprio svolgere l'attività lavorativa, perché sono dipendenti di quelle attività che sono state normativamente sospese, ristoranti, bar, eccetera. In questi casi la scelta è dolorosamente semplice, devono stare a casa.
Si complica molto invece la questione per tutte quelle attività produttive e professionali che non sono state normativamente sospese. Su queste ci sono delle raccomandazioni, il decreto parla di raccomandazioni, che però, insomma, anche solo l'esistenza di raccomandazioni, peraltro normative, è evidente che dà un contenuto molto forte in termini di 2087, come dicevo prima. Non adeguarvisi, evidentemente, espone a rischi. Prima raccomandazione, le attività che possono essere svolte a distanza devono essere svolte a distanza. Il massimo utilizzo, cito la norma, del lavoro agile. Cosa vuol dire massimo utilizzo? Sembra significare che se lo smart working è possibile, ma è diciamo meno efficace, meno efficiente di una presenza fisica, comunque lo smart working va attuato. Non so, ci chiedono ogni tanto, ma il mio venditore è chiaramente meglio, più efficace, vende meglio se va porta a porta. Certo, ammesso che qualcuno gli apra la porta di questi giorni, c'è da dire che questo lo espone ai rischi, perché una cosa è lavorare a casa, in azienda, con certe misure di sicurezza, altra cosa è recarsi in un luogo, magari presso soggetti esposti, eccetera. Quindi anche in quel caso sarà più efficiente andare porta a porta, ma deve stare a casa. Ci sono poi attività che non possono proprio essere svolte in smart working, in nessun modo, tipicamente quelle produttive. E lì bisognerà distinguere tra quelle non indispensabili alla produzione, e andranno sospese, e quelle invece indispensabili, che possono sì proseguire in azienda, ma devono proseguire con il rispetto di tutta una serie di misure, che sono quelle da ultimo fissate in un protocollo che hanno firmato le parti sociali il 14 di marzo scorso. Tutti i datori di lavoro ormai sicuramente lo conoscono, è un benchmark importantissimo di regole. Quindi distanze di sicurezza, se non è possibile osservare la distanza, mascherine, guanti e quant'altro. Anche qui qualche domanda viene, no? Perché il concetto di indispensabilità va rapportato alla produzione piena, ai pieni regimi produttivi. Il decreto non dice nulla di questo, però c'è da dire che il protocollo che citavo, per esempio, a un certo punto scrive che le imprese potranno procedere a una rimodulazione dei livelli produttivi. Quindi ci si aspetta un po' che forse anche il ritmo lavorativo, produttivo scenda un po' per consentire una maggior rarefazione della presenza dei dipendenti in azienda. Altro tema che si pone spesso è quello degli appaltatori, no? Che si recano a lavorare, a svolgere le proprie lavorazioni presso il committente. Nel loro caso è indispensabile o meno che vi si rechino, e chi lo decide, il committente o l'appaltatore? Io ritengo che debba farlo il committente di concerto con l'appaltatore, ma anche su questo si discute. Ecco, poi se c'è anche un altro aspetto, secondo me, interessante, perché stiamo parlando di chi oggi non lavora, perché per legge non può lavorare, insomma. Anche questo tipo di personale, come deve essere gestito e soprattutto come deve essere pagato? Io credo che sia una domanda abbastanza ricorrente. Sì, lo è, speravo non me la facesse, confesso, perché è molto scivolosa. No? Però, allora, diciamo che innanzitutto, in generale, per tutte le imprese, che la cui attività sia sospesa o meno, ci sono degli strumenti che in via prioritaria andrebbero utilizzati. Le ferie, e anche qui ci si domanda se obbligatoriamente o meno, magari poi nel Q&A se qualcuno avrà delle domande potremmo rispondere, permessi, esaurite queste, tendenzialmente la cassa integrazione. Ora la cassa integrazione è stata sostanzialmente estesa praticamente a qualunque datore di lavoro, tranne il datore di lavoro domestico nelle sue varie declinazioni, forse sarà estesa ancora ad aprile, è già prevista per 9 settimane, eccetera. Finite tutte queste misure, no? La sua domanda diventa pertinente, soprattutto per quel datore di lavoro, che è il barista, il ristoratore, che non è sua cattiva volontà, non è contrazione del lavoro, non può proprio dar da lavorare. Qui, dal punto di vista proprio tecnico-giuridico, si potrebbe effettivamente argomentare sul fatto che ci sia il cosiddetto factum principis, si dice in diritto, cioè il fatto dell'autorità che impone di chiudere l'attività, impone una certa condotta, ed è un fatto sopravvenuto che non dipende dalla volontà di nessuna delle due parti, e in presenza del quale si può sostenere che venga sospesa l'obbligazione retributiva del datore di lavoro, ferma la prosecuzione del rapporto. È una conclusione un po' estrema, che quindi va dosata bene, ripeto, solo come extrema ratio, dal mio punto di vista, finite tutte le misure precedenti. Aggiungo che qualche contratto collettivo lo prevede proprio questo. Il contratto collettivo commercio, che magari può interessare alcuni dei presenti, dice che se la prestazione diventa impossibile per calamità, causa di forza maggiore, e forse quella del Covid può essere una di queste, l'obbligazione retributiva possa essere sospesa. Certo, e ricordiamo tra l'altro che noi adesso stiamo parlando anche facendo i conti con dei vuoti normativi, perché naturalmente tutto quello che abbiamo visto fin qui non è naturalmente il tutto poi che comprenderà tutti gli interventi legislativi
che vedremo nelle prossime settimane, quindi qualche lacuna naturalmente ancora è attiva, voglio dire, ancora esiste perché non ci sono stati gli interventi normativi in proposito. Tra l'altro Muzzina accennava una cosa molto importante, perché naturalmente avremo uno spazio riservato alle vostre domande, che verranno evase quanto più possibile nell'ultimo quarto d'ora di questa nostra ora. Naturalmente potete fin da subito mandare le domande a noi e chiaramente le vedremo, e poi avremo l'ultimo quarto d'ora dedicato alle risposte. Io a questo punto passerei invece alla trattazione dell'aspetto fiscale con il dottor Brunello, perché mi sembra che insomma anche qui probabilmente si sono visti degli interventi, ancora tutto non è chiaro, ripeto, anche noi quando ne scriviamo abbiamo parecchi accessi al sito proprio di persone che sono interessate a capirne di più. Ma Brunello, vediamo un po' cosa è stato fatto e cosa si potrebbe fare. Sì, certo, Marco. Buonasera a tutti. Allora, il decreto che è stato emesso è un decreto che riporta misure dal punto di vista fiscale sicuramente molto interessanti, però sono misure che a mio modo di vedere sono, diciamo, temporanee, cioè possono essere in grado oggi di tamponare una situazione assolutamente emergenziale. Infatti il decreto è stato emesso, bisogna dirlo, anche in tempi abbastanza rapidi, però non è sicuramente le misure che sono state previste, perlomeno dal punto di vista fiscale, non sono certamente sufficienti in grado di fatto, diciamo, di fronteggiare lo stop, il rallentamento, la crisi economica che bene o male tutti quanti si aspettano. Quindi è un aperitivo, diciamo, e dovranno seguire sicuramente misure molto più forti a sostegno dell'economia. Per vedere che cosa è stato fatto fino adesso, comunque, diciamo, questo decreto ha di fatto due macro aree, secondo me. Un'area è quella dove, in buona sostanza, lo Stato finanzia a spesa propria, quindi delle attività a favore degli imprenditori, e dopodiché c'è invece un'altra serie, set di regole che sono di fatto a somma zero per lo Stato, come nel senso che sono più che altro posticipazione di pagamenti, cose di questo tipo, ma dove in realtà non ci sono dei veri e propri sgravi. Quindi, parlando del primo macro gruppo, ci sono delle misure che possono essere interessanti per le aziende. Cioè, quindi io alcuni esempi sono il credito d'imposta per le sanificazioni. Quindi è previsto un credito d'imposta pari al 50% della spesa che sostengono le aziende per sanificare i locali a fronte di fatto del coronavirus. Quindi in sostanza il 50% di queste spese lo finanzia lo Stato, fino a un massimo di 20.000 euro. Ora, a mio modo di vedere, è una misura sicuramente interessante, però dovrebbe essere modulata, nel senso che ci sono aziende che hanno magari spazi molto ampi, aziende che hanno spazi molto più ridotti, quindi prevedere un credito d'imposta indiscriminato, indipendentemente dalla grandezza degli ambienti da sanificare, probabilmente è un po' limitato come misura. Dopodiché un'altra misura interessante per i lavoratori, ma quindi anche per i datori di lavoro, è un premio per i lavoratori che hanno lavorato presso la sede, di fatto presso i locali aziendali, nel corso del mese di marzo, per quei lavoratori dipendenti che nel 2019 avevano un reddito inferiore a 40.000 euro. In questo caso quindi è un premio che è interamente finanziato dallo Stato, viene pagato dal datore di lavoro in busta paga, ma poi il datore di lavoro lo può compensare. Quindi questa è una misura interamente finanziata dallo Stato. Dopodiché c'è un'altra misura che io credo sia molto interessante, perché ricordiamoci che il 90% penso dei negozi o insomma delle attività commerciali al pubblico sono sostanzialmente chiuse in questo periodo, quindi queste attività nel mese di marzo a livello di cassa incasseranno poco o nulla. Quindi è stato previsto un credito d'imposta pari al 60% del canone di locazione. La norma attualmente dice di botteghe e negozi inteso come classe catastale C1, quindi in sostanza il 60% del canone di locazione lo finanzia lo Stato. Io credo che sia una misura interessante sia ovviamente per chi deve pagare l'affitto, ma anche
per chi deve ricevere l'affitto. Io ho dei clienti che hanno magari grandi, cioè che affittano centri commerciali o insomma comunque vari negozi, via dicendo, che si trovano nello stesso problema, perché se il locatario, il negozio non è in casa, non sarà in grado di pagare l'affitto. Quindi comunque un credito d'imposta del 60% è sicuramente interessante. Questa misura però è limitata, io credo, nel senso che attualmente è prevista per classe catastale, cioè la classe catastale C1, che sono proprio le botteghe e i negozi, mentre invece non dimentichiamoci che ci sono moltissime altre attività commerciali che sono di fatto chiuse. Quindi faccio un esempio, mi riferisco ai centri come negozi dei centri commerciali, ai ristoranti, via dicendo. Quindi dovrebbe, secondo me, essere ampliata non solo per classe catastale, ma probabilmente per tutte quelle attività che oggi sono bloccate. Un'altra misura che secondo me è molto interessante riguarda la possibilità per aziende che si trovano ad avere crediti in sofferenza, sia di tipo finanziario sia di tipo commerciale, quindi sostanzialmente, per fare un esempio, il cliente non paga da più di 90 giorni, possono di fatto cedere i propri crediti ed avere uno sgravio fiscale anche abbastanza importante sulle proprie perdite fiscali. È un meccanismo di calcolo abbastanza complicato, però per fare un esempio, con la cessione di un credito di un valore nominale di 1.000 euro si può arrivare ad avere un credito d'imposta di circa 48.000 euro. Quindi, in buona sostanza, una parte delle perdite sui crediti realizzati sulla cessione viene finanziata dallo Stato. Da ultimo, una misura interessante per le aziende è se le aziende decidono di fare donazioni a favore di, ad esempio, ospedali o istituzioni comunque per la lotta al Covid, non ci sono limitazioni alla deduzione. Quindi in sostanza la donazione che viene effettuata in questo caso è interamente deducibile. Queste, secondo me, ad oggi sono le misure dove veramente lo Stato finanzia e più interessanti per le imprese. Poi ci sono tutta una serie di misure che invece, come dicevo prima, sono più che altro procedurali o comunque a somma zero. Mi riferisco, per esempio, a quelle misure che consentono di differire i pagamenti di imposte. Allora, è evidente che in una situazione di illiquidità attuale era necessario introdurre qualcosa che consentisse alle imprese di posticipare il versamento delle imposte. Però, secondo me, è stato fatto in maniera un po' goffa, o comunque sicuramente non è sufficiente, perché ci sono varie modulazioni a seconda del tipo di attività e di imprese. Però passiamo per la generalità delle imprese c'è stato un differimento dei versamenti di imposta di 4 giorni, dal 16 al 20 di marzo, che credo personalmente sia veramente ridicolo. Ci sono altri settori più colpiti o zone più colpite, per esempio il settore ristorazione, turismo e via dicendo, che possono avere differimenti di pagamento di imposte da versare da marzo a aprile, potranno versare a fine maggio in unica soluzione o a rate, però comunque è solo un differimento. Quello che oggi chiedono le imprese è o un differimento molto più lungo o addirittura di fatto uno sgravio. Quindi non solo appunto finanziare, cioè un problema finanziario, un problema proprio di non avere cassa. Poi ci sono delle sospensioni di termini a favore, diciamo, l'Agenzia delle Entrate fino al 31 maggio non dovrebbe fare controlli, accertamenti, via dicendo. Sono sospesi anche i termini per gli interpelli dall'8 al 31 maggio. Quindi mi rivolgo a chi si sta ascoltando. Se le aziende o insomma chi ha presentato interpelli, ci sono interpelli presentati all'Agenzia delle Entrate che dovrebbero scadere nel corso di questo periodo, bene, questo periodo viene prolungato, quindi perché c'è una sospensione dall'8 marzo al 31 di maggio. Così come se si presenta un interpello in questo periodo, di nuovo i termini sono prorogati di circa 80 giorni. Da ultimo, credo una cosa abbastanza iniqua, soprattutto in questo periodo, cioè così come l'Agenzia delle Entrate si prende di fatto 2 mesi in cui non fa controlli, verifiche e via dicendo, è giusto secondo me concedere all'Agenzia delle Entrate di avere termini di accertamento superiori, cioè normalmente i periodi di imposta hanno una scadenza. Quest'anno nel 2020 scadeva per
poter fare accertamenti 2015, mentre invece il decreto prevede una proroga addirittura di 2 anni. Quindi il 2015, che ordinariamente dopo il 31-12 dicembre 2020 non avrebbe potuto essere soggetto a ulteriori accertamenti, secondo il decreto scadrà invece nel 2022. Quindi si prendono 2 anni in più, cosa che secondo me, ripeto, è abbastanza iniqua. Ciò detto, queste sono oggi le misure principali, credo, che possono interessare le imprese previste dal decreto. Il decreto, sappiamo, dovrà essere convertito, potrà essere modificato, quindi, però al di là di questo, quello che manca, quello che dovrà essere fatto, ed è quello che, diciamo, di cui io discuto anche con i miei clienti in merito, sono proprio misure che dovranno sostenere l'economia, dovranno fare ripartire l'economia. La leva fiscale è fondamentale, dovrà essere immessa, a mio modo di vedere, liquidità nel paese, liquidità nelle tasche delle persone fisiche, che oggi ovviamente ci sono i negozi chiusi, le persone sono a casa, non possono spendere, le aziende non possono vendere. Mi riferisco sia ad un tema a livello di Italia, ma dovremo anche confrontarci con quello che succederà a livello internazionale. Cioè, le nostre imprese dovranno essere sostenute, perché ci sono e ci saranno probabilmente dei paesi che adotteranno delle misure diverse rispetto all'Italia. Oggi le aziende italiane sono in difficoltà veramente elevata a produrre e a vendere, proprio per il blocco totale. Ci sono paesi, mi riferisco ad esempio a UK, che oggi come oggi, perlomeno a ragione o torto, non ha adottato politiche di questo tipo. Quindi per le aziende di paesi di questo tipo è più facile evidentemente produrre, e si troveranno, quando auspicabilmente questa situazione sarà finita, si troveranno in una situazione probabilmente di vantaggio economico. Quindi di tutto questo dovrà essere tenuto conto. Noi ovviamente come tecnici ci auguriamo e faremo il possibile perché appunto il governo e le istituzioni tengano conto di questi aspetti. Bene, grazie dottor Brunello, anche perché non solo ha risposto alla domanda cosa è avvenuto fin qui, ma anche a quella che io avrei voluto farle: cosa servirebbe ancora, e a quanto mi pare di capire servirebbero insomma degli interventi che potremmo definire strutturali, probabilmente, per affrontare anche i prossimi mesi. Tra l'altro, un'informazione di carattere così pratico: stiamo ricevendo già molte domande in questo momento, quindi magari non riusciremo a rispondere a tutte nell'ultimo quarto d'ora. Sappiate che comunque cercheremo poi di rispondere per iscritto a ciascuno di voi, magari nelle ore successive. Adesso io passerei, abbiamo affrontato sia il tema fiscale sia il tema, potremmo dire, strettamente legale. Andiamo a vedere un po' anche all'interno del mondo del lavoro cosa sta succedendo. Lo farei col dottor Soldà di Adecco per parlare un po' di futuro, insomma, come le aziende si possono adattare e cosa devono adottare per rispondere al dopo. Ripeto, noi vogliamo già guardare al dopo anche con una dose di ottimismo, ma di realismo, direi. Dottor Soldà, quindi come rendere meno vincolante magari il diritto del lavoro oggi? Perché è indubbio che questa situazione ci porta probabilmente a una nuova necessità, a un ulteriore bisogno di flessibilità. Forse c'è qualche problema di collegamento. Mi sentite ora? Grazie Cristiano. Sì, buonasera a tutti. Beh, insomma, domanda sul futuro del lavoro è una domanda a cui tutti vorremmo rispondere con una certa capacità, ma è complicato. Quello che c'è, che stiamo in qualche modo vivendo tutti, rilevando, è che sicuramente se dovessimo andare a individuare i potenziali cambiamenti, beh, io posso pensare che la dimensione relazionale del lavoro, quella sicuramente sarà impattata e avrà probabilmente la necessità di essere rivista anche in funzione di quello che stiamo vivendo oggi, no? Quindi il fatto del distanziamento sociale sicuramente ci porterà a rivivere in maniera diversa a rientro anche le relazioni con i colleghi e ad avere forse una
a dare un valore diverso a quello che potrebbe essere il lavoro in team, piuttosto che proprio l'elemento relazionale all'interno degli ambienti di lavoro. Probabilmente cambierà anche il valore che diamo al lavoro, cioè nei vari livelli di priorità, visto che stiamo in qualche modo vivendo in maniera diversa le dimensioni della nostra vita, forse anche la dimensione del lavoro avrà e riceverà un significato nuovo, sicuramente, come dire, più calibrato rispetto alla dimensione umana. Cambieranno sicuramente le parti relative alla conciliazione vita-lavoro, perché? Perché questo modo di comunicare, questo smart working, che in realtà è una modalità smart intelligente di comunicare, risulterà conveniente, utile, comoda anche una volta che l'isolamento, verrà meno. Questo proposito di quando verrà meno, parlavamo proprio all'inizio della settimana con il nostro CEO a Zurigo, che faceva una riflessione rispetto a quello che è il percorso che hanno vissuto i colleghi cinesi, che da lunedì rientreranno tutti al lavoro, proprio nell'area interessata dal primo contagio, rientreranno tutti al lavoro con una situazione che si è in qualche modo sistemata, e quindi da dicembre a marzo hanno vissuto il percorso che noi stiamo vivendo da fine febbraio, e quindi la previsione è che probabilmente tra giugno e luglio potremo avere, se non ci sono situazioni particolari in questo paese, potremmo avere anche noi un rientro, non dico alla normalità, ma alla ripresa. Quindi questo in qualche modo ci ha confortato, ma ci spinge ad essere più aderenti a quelle che sono le previsioni delle restrizioni che ci stanno, imponendo le autorità. Quindi chiusa questa parentesi su quando potremo rientrare, dicevo che l'uso della tecnologia nelle comunicazioni diventerà sostanzialmente parte della nostra vita anche dopo, così come tutta la parte relativa alla formazione. Si stanno diffondendo in maniera importante, oltre agli eventi organizzati come quello che stiamo vivendo noi adesso, le aule virtuali di formazione. Quindi probabilmente anche questo potrà, attraverso appunto l'esplosione, lo sviluppo di questo canale, potremo raggiungere sia persone che generalmente con fatica si riesce a raggiungere, sia per la dimensione dell'attività di formazione. E poi probabilmente, questo credo che sarà inevitabile, daremo un nuovo valore, quindi un incremento nel valore, nel significato delle tutte quelle professioni in ambito sanitario. Forse anche in altri ambiti, penso alla logistica o penso alla grande distribuzione, che sono le professioni che in questo momento ci permettono di comunque mantenere quantomeno una vita normale per quel che riguarda le cose essenziali. E venendo alla tua domanda su come prepararsi per il dopo rispetto alle regole del mercato del lavoro, noi stiamo perdendo chiaramente il benessere a cui eravamo abituati e il valore economico a cui eravamo abituati. Quindi probabilmente la prima cosa che dovremmo fare, e che dovremmo già iniziare a fare, un'aspettativa in questo senso anche all'interno dei decreti, almeno da parte mia, c'era, è quella di riuscire a prevedere come liberare il lavoro nel momento in cui avverrà la ripresa. Quindi così come è sempre avvenuto dietro agli eventi più pesanti come le guerre, la ripartenza e la ricostruzione, che in questo caso significa soprattutto la ricreazione di valore, deve permettere a chi quel valore lo crea di essere libero da vincoli o da lacci. Faccio solo un esempio, riportandolo al tema del diritto del lavoro, della legislazione sul lavoro. Se consideriamo che, almeno per quel che riguarda il nostro gruppo, sull'ambito del lavoro in somministrazione, noi avremo dei circa 40.000, 42.000 lavoratori che ancora questa settimana resistono all'interno delle aziende clienti, a fine mese avremo quasi 8.000 contratti a termine legati appunto alla somministrazione in scadenza.
Se non c'è la previsione di poter come dire, lavorare nel momento della ripresa a una come dire, più facile ricollocazione di queste persone, e penso ai vincoli legati al rinnovo e alle proroghe previste nel decreto dignità, è chiaro che come dire, questi lavoratori corrono il rischio di essere da una parte danneggiati ora perché viene meno la possibilità di prorogarli visto che c'è una riduzione, una sospensione di attività presso le aziende clienti, ma come dire, subiranno anche la beffa di non dover essere più ricollocati o di non poter essere più ricollocati perché il tema della causale che ha rappresentato e rappresenta un grosso vincolo fino ad oggi, se rimane tale, comporterà sicuramente delle rinunce a utilizzare quegli stessi lavoratori. Quindi l'idea potrebbe essere quella di lavorare su una nuova cultura, una diversa cultura del lavoro, o delle leggi sul lavoro, che permettono di svincolare, di allentare la presa, almeno in termini iniziali, per poter far sì che la ripresa sia una ripresa a pieno, libera da vincoli. E a questo proposito, sempre rimanendo sull'esempio delle causali, potrebbe essere utile magari ragionare su l'utilizzo di una causale ad hoc, che è appunto quella legata al Covid-19, piuttosto che prevedere che per i contratti che oggi sono in scadenza, quindi che stanno scadendo in questo periodo, si possa pensare a una eliminazione della causale nel momento in cui queste persone sarebbero o saranno ricollocate. Questo per fare un esempio, ma questo vale in termini generali per tutta quella che è la normativa del lavoro, che può rappresentare un vincolo a chi poi si troverà a dover creare valore, quindi a tutti coloro che con attività imprenditoriali dovranno, come dire, ridare ossigeno all'economia. In questo ambito voi vi siete già fatti una proiezione, potremmo dire, di quelle che saranno le ricadute attuali, diciamo, sul lavoro, sul tempo determinato, quantomeno, almeno a livello indicativo? Beh, oggi se consideriamo i settori che hanno citati prima da Stefano Brunello, che sono quelli che sono, come dire, maggiormente colpiti, sono anche quelli che in qualche modo i decreti hanno voluto considerare, forse non in maniera così efficace, almeno quindi tutta la parte di turismo, la parte di servizi, stanno pensando anche a tutte le attività che probabilmente, non essendo considerate strategiche, anche nei prossimi giorni soffriranno di un rallentamento. Noi stiamo lavorando su un 20% in meno dalla settimana scorsa a questa settimana di attività e quindi di impiego dei lavoratori. Questo significa che con una proiezione potremo arrivare anche a un 40-50% di riduzione dell'attività. Con tutti chiaramente i lavoratori che hanno un contratto a termine in scadenza in questo periodo, considerando che, come dire, parliamo di un numero ingente di lavoratori, se non ci sarà un effetto di, come dire, di ricollocazione agevolato da un percorso normativo, ecco, credo che il danno per queste persone, che in realtà poi non potranno godere di nessun tipo di ammortizzatore, sarà sicuramente molto alto. Bene, grazie. Adesso io invece col dottor Comba vorrei parlare un po' di come prepararsi al lavoro dopo la crisi. Vorrei parlare di come prepararsi al lavoro dopo questa crisi del coronavirus, in virtù del fatto che voi, insomma, col contatto diretto che avete con le aziende, insomma, avete il termometro di quello che stanno facendo, di come stanno reagendo le aziende e di quali magari sono anche gli impatti in termini di produttività, ammesso che ci siano, perché poi comunque tutta questa tecnologia in qualche modo sta impattando anche favorevolmente, immagino. Allora, buon pomeriggio di nuovo a tutti. Lavorando in una società di consulenza ed essendo in contatto con tutti gli altri competitor dello stesso settore, abbiamo un osservatorio abbastanza privilegiato su quello che sta capitando nelle varie imprese, nelle nostre e in quelle dei clienti. Allora, la domanda in realtà di consulenza non è diminuita, anzi, tipicamente in momenti di crisi che fai, se non hai tutte le risorse, chiedi al consulente esterno di darti una mano. E questo, diciamo, accade anche con questo webinar. Non avendo tutte le risposte,
uno va dagli esperti e vede che cosa dicono. Tutti, quindi sia consulenza sia imprese produttive, abbiamo beccato la mazzata della situazione attuale. Alcune imprese hanno reagito molto più positivamente alla situazione, altre un po' meno. Cioè, immaginate che cosa vuol dire per un'azienda di produzione avere la produzione che va a singhiozzo da un giorno all'altro. Immaginate invece un'azienda di servizi fatta di consulenti in cui il fattore produttivo è la mente che va in telelavoro, perché il nostro non è uno smart working, quello che stiamo facendo in questi giorni, ma a tutti gli effetti un telelavoro. Confinati a casa, la mente però continua a lavorare e quindi continua a offrire servizi di consulenza. Poi immaginate invece i cluster generazionali. Il panel di esperti questo pomeriggio credo che abbia un'età media intorno a diciamo 40, più o meno. E immaginate invece i 25-26 anni che sono nelle aziende. Molto più flessibili di noi sicuramente, molto più curiosi, sono balzati un pochino di più rispetto a noi sul cavallo del telelavoro, dello smart working, e stanno imparando a lavorare in modo diverso. Non hanno mai lavorato prima, per loro il lavoro comincia così, per loro sarà una routine, per noi è un pochino più complicato. E poi ancora, se le reazioni delle imprese, delle società di consulenza o di classe generazionale possono essere diversi, è ancora più diverso l'impatto rispetto agli stili di personalità di ognuno di noi. Qui mi tolgo il cappello dell'HR, mi metto il cappello dello psicologo, dicendo che non è proprio ininfluente come sei fatto rispetto a come stai vivendo quello che ti succede. I doti di resilienza, che insomma resistenza allo stress, ecco, possono essere fattori protettivi molto importanti per vivere situazioni di questo tipo e portare il vantaggio di situazioni che questi giorni ci portano anche nel futuro. Ti cito un paio di robe che sicuramente ci portiamo avanti, poi magari se vuoi ritorno sulla parte dello stress, ecco. Perché vorrei essere positivo, ecco. Di positivo che cosa ci porteremo in casa? Beh, fattori hard. La strumentazione tecnologica e i ruoli strecciati ce li portiamo anche dopo. Cioè, se tu hai iniziato a fare cose un pochino più flessibili in questi giorni, probabilmente anche dopo avrai voglia di continuare a farle. Sicuramente con strumenti diversi. Prima c'era Skype, adesso c'è magari Zoom, c'è The Teams, ci sono strumenti che magari prima non utilizzavi. Sulla parte soft invece, ecco, immaginate che cosa vuol dire andare in discontinuità. Lo state vivendo voi tutti. Magari alcuni di voi sono anche nell'unità di crisis management oppure nella business continuity, per lì è problem solving a manetta. Affinare il problem solving in questi giorni, se uno non l'ha mai fatto in precedenza, è una cosa che ti porti poi dietro come fattore assolutamente accelerante per la carriera. In più, se è vero quello che dicevamo prima, se ad passare la nottata, no? Quando la nottata sarà passata, tu ti scopri più resiliente, perché se tutto è andato bene, allora puoi affrontare cose ben più robuste del tuo ordinario. Volevo dare questo messaggio positivo. Quindi non è solo lacrime e sangue, sì, però ci sono degli insegnamenti molto interessanti. Magari uno voleva impararli in modo diverso, però ecco, la vita ci ha posto davanti a questo enorme cantiere di apprendimento. Bene, allora accogliamo anche questo messaggio positivo. Ci sarebbero molte altre cose naturalmente da dire. Siamo già un po' lunghi, vogliamo rispettare la promessa di rispondere a quante più domande possibili, quindi passerei al nostro ultimo ospite, il nostro ultimo panelist per oggi, il dottor Zecchino,
che insomma, dal quale ci aspettiamo un po' una visione multinazionale, potremmo dire, perché Bosch insomma è un gruppo presente in tutto il mondo, un gruppo manifatturiero, parliamo di industria vera, tra l'altro legata a un settore come quello automobilistico, che insomma già affrontava un periodo di grande svolta. Cosa sta succedendo? So che ci siamo parlati al telefono naturalmente prima di incontrarci qui su Zoom. So che lei vuole lanciare anche un messaggio motivazionale. Beh, motivazionale sicuramente penso che ognuno di noi dal 21-22 febbraio si è trovato di fronte in qualcosa che, seppur magari prevedibile, in tutte le multinazionali generalmente si fanno delle prevenzioni, anche comitati di crisi, quando qualcosa può accadere di ogni natura. Questa è stata per noi, come Italia, io mi occupo del Sud Europa, ma ovviamente sono basato su Milano, devo dire, abbiamo visto all'interno del gruppo Bosch di come, nonostante diciamo un'emergenza non prevista e non augurabile, siamo riusciti, lo diceva anche il collega Comba, a trovare delle soluzioni in maniera molto rapida su delle organizzazioni del lavoro. In Bosch la complessità è che, parlo a livello mondiale ma anche in Italia, su 6.000 collaboratori, 3.000 sono blue collars. Quindi il lato positivo, proprio qualche minuto fa ho terminato una call con i membri del sindacato italiani e europei, che ci congratulavano di come siamo riusciti a trovare una coesione. Noi abbiamo stabilimenti a Bergamo, abbiamo stabilimenti a Crema, abbiamo stabilimenti in Veneto, quindi siamo proprio nel centro dell'uragano, però poi abbiamo anche settori di vendita che indubbiamente hanno potuto godere dello smart working, home office, rispetto ad una popolazione, diciamo, di operai che fino ad oggi è assolutamente operativa. Quindi il lato positivo è fortunatamente quello che noi diciamo, le misure di sicurezza, grazie anche ai decreti. A volte sono, e questa è un po' la sfida anche nostra, addirittura per certi versi, visto le precauzioni che abbiamo preso nelle fabbriche, paradossalmente è più sicuro stare in fabbrica che non andare a fare la spesa. Questo ha creato una coesione tra impiegati e operai anche di diverse sedi, una solidarietà che fino ad oggi non l'avevamo vista. Quindi se uno prova ad avere un bicchiere mezzo pieno, ci rendiamo conto di come questa emergenza ha portato anche a condividere, almeno in Bosch, uno spirito comune, seppur nelle diversità di prodotti e ovviamente di organizzazioni lavorative. Siamo, e qui magari anche una condivisione con i colleghi che ci ascoltano, l'Italia è stata sicuramente in Europa la prima. Ora anche la grande sfida, io faccio parte, sono diciamo deputi del Comitato Mondiale Risorse Umane, quello che ho detto dal primo giorno, che si sono creati, attenzione, l'ho detto alla Francia piuttosto alla Germania, quello che viviamo noi oggi lo vivrete tra una decina di giorni. E devo dire, insomma, non era tanto difficile prevederlo, quello che adesso noi dovremmo gestire a livello di grande multinazionale sarà l'emozione della nostra casa madre. Noi siamo un'azienda tedesca, in queste ore in Italia con le proporzioni tedesche e in Germania con le proporzioni della popolazione tedesca sta accadendo quello che è accaduto in Italia 15 giorni fa. Io qui sono ovviamente molto anche un po' preoccupato di quale influenza questa cascata che porterà nazioni a noi importanti avrà anche sulla nostra organizzazione. Quindi bicchiere mezzo pieno, nonostante la tragedia, e che abbiamo dimostrato anche alla nostra corporate, lo dico diciamo
con orgoglio di italiano, noi ad oggi non abbiamo chiuso uno stabilimento. Purtroppo in altre nazioni Bosch, Francia, Germania, il giorno dopo hanno chiuso tutti gli stabilimenti. Quindi vuol dire che abbiamo potuto anche dimostrare quell'affidabilità, seppur in un'emergenza che nessuno ovviamente si vuole e si augurerà più nella vita. Grazie. Grazie a lei per questa esperienza. Ricordiamo, poi lei è anche deputy a livello mondiale per quanto riguarda le char di Bosch, quindi la sua esperienza sicuramente è importante. Anche in questo caso, naturalmente, sarebbero veramente molte le cose da dire, ma stiamo arrivando all'ultimo quarto d'ora, per cui passerei veramente alle domande delle persone che ci hanno seguito fin qui. Ne ho fatto naturalmente una selezione, non potevo rispondere a tutte, ma come vi dicevo lo faremo poi in forma scritta. Noi abbiamo una domanda, ad esempio, che io rivolgerei al dottor Muzzina. Ci chiedono: sono sospesi solo i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, individuali o plurimi, non anche quelli per altre causali, la cui procedura sia già stata espletata antivirus? Ma sì, è una domanda che consente di fare giusto un attimo di chiarezza, tre parole sul quadro dei licenziamenti. Come tanti sapranno, sono in questo momento in alcuni casi congelati, no? Quindi per licenziare bisognerà aspettare, ma in particolare in che termini? C'è un divieto sicuramente di avviare nuove procedure di licenziamento collettivo per 60 giorni a partire dal 17 marzo, e fin qui è chiaro. C'è un divieto di licenziamenti individuali per 60 giorni, individuali per motivo oggettivo, attenzione, quindi il dipendente che, non so, devo licenziare ipoteticamente per una giusta causa, un motivo disciplinare, potrà essere evidentemente licenziato. Un dipendente che supera il comporto in questo periodo potrà essere licenziato, salva la delicatezza che i periodi passati in quarantena eventualmente non sono computabili per il comporto, come saprete. Posso licenziare invece il dirigente che non è soggetto al limite per giustificato motivo oggettivo, perché la norma a cui viene fatto riferimento non riguarda i dirigenti. Sulla domanda invece che fa il partecipante, particolarmente interessante, cioè il caso è questo, no? Se io ho avviato una procedura di licenziamento collettivo, per ipotesi, il 22 febbraio e la concludo adesso, i licenziamenti li posso intimare? A maggior ragione se l'ho conclusa addirittura la mia procedura di licenziamento collettivo prima del 23 febbraio. I casi un po' tricky sono quelli, non so, di una procedura avviata ad esempio il 24 febbraio e che il 17 di marzo si fosse già, o in questi giorni si fosse già conclusa con un accordo che prevede dei licenziamenti da poter fare in un certo time frame. In quel caso lì, pur avendo completato la mia procedura, avendo il mio accordo, devo aspettare i famosi 60 giorni. Bene, proseguiamo con un'altra domanda che invece rivolgerei al dottor Brunello in questo caso, perché ci chiedono una domanda di approfondimento. Il premio per i lavoratori che hanno lavorato presso la sede durante questo periodo ha un massimale di giorni o si intende per tutto il mese di marzo? Allora, il concetto è di un prorata temporis, per cui bisognerebbe individuare quanti erano i giorni, le giornate massime lavorative, se uno le ha lavorate tutte spetta interamente il premio, altrimenti spetta in proporzione i giorni. Poi sul tema vorrei sottolineare, credo ci sono state anche magari qualche altro interesse e domanda su questo, ciò a cui va fatto riferimento è spetta il premio a quei lavoratori dipendenti che nel 2019 hanno avuto un reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro. In questo caso è direttamente il datore di lavoro, dice la norma, che in via automatica eroga a partire dalla retribuzione di aprile il premio e poi lo utilizza, dopo averlo erogato, diciamo, lo scomputa dalle proprie imposte tramite il meccanismo della compensazione. Bene, e una terza, sempre a lei, dottor Brunello. Questa io credo sia abbastanza tecnica, magari le chiedo comunque una spiegazione iniziale, perché si dice: relativamente ai differimenti e alle sospensioni del titolo, mi pare, quarto del decreto Cura Italia all'articolo 71,
parla di menzioni particolari nel caso si decida di rinunciare alle sospensioni e pagare. Avete idea di cosa potrebbero mai essere queste particolari menzioni? Sì, diciamo, è un vantaggio di immagine. In sostanza, i contribuenti che decidono, pur potendolo fare, di non avvalersi dei differimenti di pagamento delle imposte di cui parlavamo prima, saranno in qualche modo menzionati ad esempio, comunicazione istituzionale sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze e quindi potenzialmente avrebbero un vantaggio in termini di più che altro reputazionali. Bene, con le domande, come vi accennavo, torneremo poi in separata sede per iscritto, in forma scritta. Adesso io andrei, Cristiano, dottor Peci, se lei è d'accordo, io chiuderei insieme a lei proprio questo nostro incontro di oggi, magari per tracciare una sintesi. A me verrebbe da dire che, insomma, quello che stiamo vivendo molto probabilmente lascerà qualcosa a tutti quanti, ovviamente ci sono degli aspetti negativi che tutti quanti conosciamo, però ci sono anche degli aspetti che riguardano l'organizzazione del lavoro che probabilmente invece vanno un po' a ringiovanirci tutti quanti, no? Oggi siamo qui in Zoom e non l'avremmo mai pensato fino a qualche settimana fa, però poi ci sono degli aspetti invece che vanno sulla vita concreta delle aziende. Abbiamo cercato di dare, secondo me, in maniera lodevole alcuni spunti operativi a chi ci ha seguito, però mi piacerebbe che appunto lei desse una parola conclusiva a questo nostro incontro di oggi. Grazie Marco e grazie a tutti i nostri ospiti. Ci davamo del tu, io continuo con il tu. Secondo me è stata una nuova innovazione, un nuovo sistema per continuare a stare insieme, a informarci, a rispondere alle domande e a conoscerci. Sai benissimo che il nostro lavoro è quello di dare un supporto al cambiamento e quindi alle persone che devono interfacciarsi verso un cambiamento. E io vorrei riportare e seguire anche il percorso che ha dato Roberto Zecchino, che è stato molto positivo, sebbene viva in un'azienda industriale dell'automotive, quindi probabilmente una delle più potenzialmente a rischio in questo momento. È stato super positivo perché è giusto affrontare i momenti con positività, i momenti di crisi hanno sempre delle opportunità e ci sono sempre opportunità di carriera anche in questi momenti. Basta avere ovviamente il corretto approccio e anche la corretta value proposition di se stessi. Quindi oggi non ho sentito da nessuno all'interno qui delle situazioni tristi, ma piuttosto un approccio sempre positivo, sempre analitico rispetto alla soluzione di quello che è un problema e rispetto a quelle che possono essere delle opportunità. Quindi secondo me questo è il modo corretto e molto positivo. Questa è la dimostrazione che possiamo continuare a confrontarci l'uno con l'altro, ad apprendere e che è il classico momento di una tavola rotonda o di un seminario o di un incontro che abbiamo tra persone. C'è un unico problema che non riusciamo a fare l'aperitivo a seguire. E quindi questo è il mio consiglio, è come farò io in questo momento, di prendere un bel bicchiere di prosecco e di bello alla salute di tutti noi, perché oggi va di moda la pericchat, andiamo avanti così, siamo sempre insieme e continuiamo con positività. Bravissimo, questo è anche un colpo di scena tra l'altro che hai fatto, io sono tornato al tu nel frattempo. Io vorrei chiudere rispondendo questa volta io a un'ultima domanda, perché c'è chi ci chiede: bellissimo, molto interessante, ma ho perso la prima parte. È stata registrata la sessione? Beh, vi dirò di più, perché probabilmente alle mie spalle vedete, spero si veda bene, una copertina di Forbes. Io oggi sono qui in rappresentanza appunto di Forbes. Ci sarà un articolo che riassumerà quanto uscito, quanto emerso da questa
nostro incontro di oggi proprio sulle pagine virtuali, virtuali nel senso digitali, di Forbes, quindi su Forbes.it, e lì troveremo anche poi una sintesi video del nostro incontro di oggi. Quindi le cose più importanti, sicuramente la sessione di Q&A troverà uno spazio anche online, quindi avrete poi, riuscirete ad avere da noi, da parte nostra, il link dove andare a reperire tutto. Con questo io adesso farei solo un brevissimo giro per salutare tutti i nostri ospiti, a partire da Fabio Comba. Grazie a voi per l'invito, buona serata a tutti. Giovanni Muzzina. Grazie, buona serata. Claudio Soldà. Dove c'è sempre un po' di ritardo. No, non lo sentiamo, ritorniamo magari dopo. Salutiamo. Grazie. Stefano. Eccolo, adesso sentite, lo sentiamo. Sì, scusate, qui ciao. È Cristiano che sta giocando col mio microfono. E grazie per l'interessante confronto. Credo che, visto che la soluzione è stata gradita, anche l'alto numero di partecipanti, mi sembrava di aver raggiunto oltre i 160 a un certo punto, e credo che possa essere ripetuta, e molto volentieri andremo a magari a rispondere a tutte le domande che ci sono state fatte. Arrivederci, sì. Grazie. Grazie a lei. Salutiamo ancora Stefano Brunello. Grazie a voi, e speriamo appunto di poter riorganizzare quando saranno introdotte quelle nuove modifiche per potenziare l'economia di cui stavamo parlando poco fa. Grazie ancora, e un ultimo saluto anche a Roberto Zecchino. Grazie a voi e andiamo a vincere. Bene, il migliore degli auspici naturalmente. Grazie ancora a Cristiano Peci e a Lee Act Harrison naturalmente per questo grande incontro, innovativo anche incontro, che abbiamo realizzato oggi. Grazie Marco, grazie a tutti. E buon fine settimana a questo punto.